Ciao ragazzi, allora è molto tardi, sono come avete visto le 3 del mattino, ma volevo dire due cose su Juventus Bayern Monaco. Non alzo la voce perché qua dormono tutti e mi bombarderebbero. E dunque, la Juve batte 2-0 Bayern Monaco, parte bene l'International Champions Cup, un torneo che probabilmente vedrà come vincitore Borussia, visto che abbiamo notato che sta vincendo ancora oggi 2-0, ha già vinto due partite, andrebbe a 9 punti con più 6 di differenza reti, quindi insomma credo che Borussia vincerà il torneo. Al di là di questo, è importante perché intanto valeva anche come Audi Football Summit, come tutte le partite del Bayern Monaco nell'International Champions Cup, quindi una buona partita. Considerando le assenze tante che ha la Juve, sinceramente mi aspettavo qualcosa di peggio, e invece secondo me la Juve è stata abbastanza in palla. Il Bayern è partito fortissimo nel primo tempo, è partito fortissimo nel secondo, ma poi alla fine, sai, due strategie diverse. Kovac ci ha messo dentro 5 titolari, 5, cioè 6 titolari e poi 5 titolari nella ripresa. La Juve ha giocato con gli 11, chiamiamoli titolari, cioè quelli che avrebbero dovrebbero essere le prime scelte, e poi è messo dentro tanti ragazzi nel secondo tempo. Alla fine, gli unici che, diciamo, di peso che sono entrati sono stati Barzagli e Caldara. Tra l'altro, ha fatto anche una gran partita Caldara, ragazzi. Ha fatto veramente una gran partita. Tolto loro, francamente, credo che gli altri, poi alla fine, abbiamo visto Fernandes, Maček, tutti buoni giovani per carità, che poi andranno ad aggregarsi alla squadra B, ma titolari nessuno. Pinzolli, tra l'altro, neanche Szczęsny, quindi no, ma devo essere sincero, buone cose, soprattutto da Cancelo, che ha fatto una partita spettacolare, e chiaramente da Favilli, che fa due gol. Voi mi direte, vabbè, ma sono amichevoli, è vero, però io mi ricordo gli Skulli in amichevole, i Cerri in amichevole, qui siamo a un livello sopra. Credo che già Favilli in questo momento sia superiore ai vari Petagna, Paloschi, giocatori di quel livello lì, ecco. Quindi bene, bene, bene Favilli, bene tutti, direi. Sì, alla fine sicuramente qualche giocatore un pochino più in condizione, Cancelo, Alexandro, e si vedeva qualcuno tipo Pjanic un po' in ritardo, ma credo che sia una questione proprio, ripeto, di preparazione. Emre Can anche uscito, ha fatto una buona partita, poi è uscito per un fastidio, dei crampi, e giustamente in queste partite non si rischia mai nessuno. Bene, devo dire bene, per i giovani diciamo bene Favilli, che quello che è chiaro, poi oggettivamente si è potuto vedere poco, anche perché poi nel secondo tempo i ritmi sono veramente calati e calava anche un po' il sonno, no? Probabilmente anche i ragazzi cominciano a essere stanchi, perché ricordiamolo, il Bayern ha già giocato una partita, è più avanti di condizione di noi, la Juve no, la Juve ha giocato solamente una partita col Chisola. Quindi attenzione, che questo sicuramente influiva. Comunque, buona prova anche di Perin, che si è fatto trovare pronto, ma devo essere sincero, sono rimasto soddisfatto della Juve, considerando, ripeto, tutti gli acquisti che tu non hai ancora fatto giocare, per gli acquisti giocatori in generale, no? Quindi Dybala, Costa, insomma, diciamo gli assi nella manica. Lo stesso che Dira, che oggi era in panchina, ma non era impensabile potesse giocare, e soprattutto quando ritorna la CR7, insomma, credo che il peso anche offensivo cambierà ancora di più. Mandzukic ci manca, insomma, Juve veramente ha fuori tantissima gente. Nonostante tutto, secondo me abbiamo dato una buona prova, abbiamo fatto vedere una buona prova, un buon calcio contro un buon Bayern, comunque, che aveva battuto 3-1 il Paris Saint-Germain. Quindi attenzione, vuol dire che Bayern era veramente più avanti di noi in condizione. Ragazzi, io chiudo qua anche perché è molto tardi. Vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video. Ciao.